da un amico di Agrigento per andare nello studio di un giovane piuttosto bizzarro e quasi comico nell'aspetto, che mi veniva indicato come un talento, ma anche come un ragazzo che agiva al limite di una sorta di eccitazione reattiva, quindi una forma di follia lucida. E ero raccomandato la mia visita non solo dagli amici di Agrigento, ma anche da alcuni tra i più grandi collezionisti internazionali di arte contemporanea, come i Berlingeri, che hanno una sede importante, credo molto visitata, in Basilicata, dove tengono le opere di Damien Hirst o di Rainer o di tutti i grandi artisti, Kiefer, e quindi all'interno di un circuito internazionale, ovviamente Andy Warhol e tutti quelli che fanno parte di questa dimensione definita e stabilita di arte internazionale, i quali avevano iniziato ad acquistare alcune opere di Marc Urso, di Marc Hart. E quindi io, inizialmente un po' infastidito, perché pensavo che fosse un piccolo artista locale, protetto magari in questo caso anche da personalità significative, sono entrato in questo studio, che come voi vedete oggi nei dipinti che ha realizzato dentro l'istituto, era una specie di antro dove questo folletto si muoveva con una serie di riferimenti che sul piano intuitivo rimandavano a Jean Dubuffet o a Jackson Pollock o a de Kooning, quindi con una consapevolezza istintiva di un mondo creativo che era stato determinante e molto autorevole nell'arte italiana, nell'arte internazionale del dopoguerra. E lui lo intercettava con un'affinità al gusto della pittura di Pollock, del dripping, del muoversi dentro il colore, che era effettivamente molto insolita e molto, molto eccitante. E quindi iniziai a occuparmi di lui, che poi è diventato un caso, nel senso che in Italia si è costruita intorno alla sua figura un'aura di artista che era fuori da ogni regola, come l'art brut, quindi come tutte le espressioni di libertà istintiva che qualcuno ha fatto coincidere con l'arte naif, ma che in realtà sono forme di consapevolezza, come diceva il mio maestro Francesco Arcangeli, parlando dell'informale, che era assenza di una, non assenza di forma, assenza di una forma predeterminata, come se non ci fosse un'idea a priori per un quadro, ma un quadro che nasce da una specie di proiezione del corpo, di emanazione, di continuazione di energia. E quindi immagino che anche a New York lui abbia dipinto in questa specie di frenesia lucida, ma come una corrente che esce dall'istinto, dal gesto, dalla fisicità, quindi come una continuazione della propria area corporale. Quindi è un'arte profondamente corporea, perché è fatta di lui, è fatta di quello che esce da lui, dalla sua testa e dalle sue mani. Allora, con ciò è nato un caso, sono stati scritti libri su di lui, e quindi evidentemente nel vento di questa sua forma di originale espressione istintiva è arrivato anche all'Istituto di Cultura a rappresentare un aspetto singolare e del tutto autonomo dell'arte italiana, nel senso che non è legato a nessuna scuola, a nessuna corrente, non è sostenuto da nessun gruppo, ha una dimensione assolutamente individuale, la quale si esprime appunto in questa arte istintiva e di grande fisicità. I formati sono molto grandi, non so se siano tali anche a New York, perché lui entra dentro il quadro, lo abita e il quadro lo contiene come se lui fosse una parte di quello che si mostra, fosse un elemento, un attore che vive dentro il quadro che esce dalla sua mano. E quindi io credo che sarà molto notevole per chi è oggi
a New York vedere questo artista siciliano con alcuni limiti di fisicità, un handicap, diciamo, nella agilità nel muoversi, ma che poi alla fine risulta come un fuoco che accende la tela bianca su cui opera. Quindi una pittura dell'istinto e dell'anima che caratterizza un artista assolutamente fuori di ogni schema e di ogni regola. Ma questo era quello che sono abituato appunto a Dubuffet, cioè un'arte da un lato primitiva, da un lato istintiva, da un lato infantile, da un lato giocosa, cioè in lui c'è una festa dell'arte, e questo anche con l'azione che mi avete descritto di aver dipinto in situ, è una specie di continuazione della sua esistenza, cioè l'arte non è cosa diversa dalla vita, non è riproduzione della vita, non è altro dalla vita, ma è la vita stessa, per cui lui esprime con la sua fisicità quello che voi avete davanti come fosse una parte del suo spirito, e questo ovviamente l'abbiamo visto in Van Gogh, l'abbiamo visto in un artista italiano che si chiama Ligabue, cioè artisti che non intendono riprodurre la realtà, ma mostrare sulla tela la loro anima, il loro spirito, la loro energia, la loro vitalità. Ecco, io credo che sia questo, pur non avendo visto i quadri che lui ha prodotto a New York, la originale posizione di questo giovane artista fuori delle accademie, fuori dei gruppi, fuori dei movimenti, e che agisce con una potente individualità, ma all'interno di qualcosa che sembra riconoscere, che è questa arte che nasce dall'istinto, che è un'arte che in America l'espressione più significativa di questa liberazione, di questa action painting, in senso letterario, di questo corpo a corpo con la pittura, è certamente Pollock. Quindi possiamo dire che il nostro Mark Hart sia un autore italiano che porta in America l'action painting siciliana, Sicilian action painting, perché il suo essere siciliano è pure importante come divertimento, gioco, lingua, modo di atteggiarsi, e quindi c'è in lui questa profonda consapevolezza di essere italiano, di essere siciliano, e questo linguaggio che alla fine è universale, perché non è un linguaggio descrittivo, non è un linguaggio che serve a rappresentare quello che abbiamo davanti, ma a portarci di fronte a quello che è dentro di lui, e quindi a scaricare sulla